Situato a 3 km da Pecchio, nella frazione di Pian di Molino, il distributore di metano gestito da Domenico Ottaviani è il più conveniente dell'entroterra pesarese. Alla notizia della vendita del carburante alla cifra di 1,53 euro, oggi aumentato di 10 centesimi, tantissimi automobilisti della zona e dei paesi vicini si sono riversati in questo luogo. Un vero e proprio punto di riferimento per i tanti possessori di auto a metano che si sono visti nei mesi scorsi aumentare il prezzo nella stragrande maggioranza dei punti di rifornimento. Infatti, alcuni distributori hanno anche chiuso a causa dell'elevato costo. Ma come mai questo prezzo così vantaggioso? La risposta sta nella lungimiranza di Adriano Giorgini, titolare di un'azienda di metano ad Empoli. Giorgini stipulò un contratto a lungo termine per una grande scorta di gas metano destinata a servire tutti gli impianti per molto tempo, con la convinzione che il prodotto era destinato ad aumentare. A spiegarci è uno dei collaboratori. All'inizio era uno dei primi ad averlo più alto, di una cifra di 2,40, e quanto gli altri metani hanno alzato il prezzo, lui ha deciso di riabbassarlo in modo tale che ci guadagnava, e adesso infatti vediamo che gli altri prezzi dei metano sono esorbitanti, come prezzi quasi impossibili da avere quel prezzo lì, e questo qua fortunatamente è rimasto basso come prezzo, e perciò adesso quasi tutti vengono qua a fare il metano, che infatti si crea una fila molto lunga, e all'inizio c'era il carro si riempiva ogni 20 giorni, invece adesso arriva il carro ogni 2 giorni a caricare. La durata del prezzo potrebbe avere qualche modifica, ma non tanto elevata, e dura fino a settembre, dovrebbe durare più o meno questo prezzo qua. Ogni giorno questo distributore viene preso d'assalto soprattutto nel fine settimana, dove pur di risparmiare si crea una lunga fila con attese di diverse ore. La fila arriva fino in cima alla strada, una roba impressionante, io non avevo mai visto così tanta fila da quanto sono venuto qua a lavorare. All'inizio c'erano 2-3 macchine e basta, invece adesso c'è il flusso continuo di macchine. Lei è uno dei collaboratori, quante auto al giorno riesce a fare il pieno? In media una centinaia, perché visto che gli altri sono tutti chiusi, qua conveniente, vengono in zona da tutti, vengono qui. Il weekend di solito quasi il doppio. Lei da dove viene? A Qualagna. Come mai quassù? Per i prezzi che sono un po' estremi, cioè sono alti, e poi sono anche i distributori sono chiusi. Diventa doveroso, praticamente, se vuoi girare a metano, altrimenti non girare a benzina. Però ecco, c'è da dire che adesso ultimamente con la riduzione che hanno fatto sul costo della benzina comincia a essere... Far 50 km si risparmia più poco. Lei da dove viene? Cagli, perché il prezzo del metano è inferiore alle altre colonnine. Altri hanno chiuso? Sì, molti hanno chiuso, molti. A Qualagna per esempio è chiuso, a Fossombrone è chiuso. Quindi l'unica soluzione è quassù da Pecchio? È una delle più convenienti, non è l'unica, c'è anche in Emilia Romagna, c'è a 1,4, 1,5 come circa qua. Che cosa ne pensa di questi rincari? Ma non penso che siano dovuti da loro, è dovuto da un sistema probabilmente nazionale o anche europeo, che qualche speculazione e qualche rincaro sicuramente del metano all'origine, ma noi che abbiamo solo macchine a metano, per noi è un bel problema, insomma. Mi diceva che lei arriva qui ad Apecchio da Fermignano. Da Fermignano, sono passato al distributore di Fermignano a 2,50, 2,499. Qui 1,6, 90 centesimi di differenza, con la multi perché ci vanno 23-24 kg. È una ventina d'euro risparmiato. Ho visto che la benzina e il gasolio è calato 30 centesimi, il metano ancora allo stesso prezzo, perché non l'hanno fatto anche con il metano? Bisogna andare con le macchine a nafta, a diesel, che inquinano, questo il metano no? È l'unico distributore che si può prendere il metano. Sì, poi altri sono anche chiusi, perché ancora il prezzo è alto. Da dove viene? Vengo da Qualagna, via. Anche se faccio 20 km di più, non è tanto, conviene. Se no devo andare a benzina, che è meglio non andarci. O in bicicletta. Per voi dell'entroterra questo è rimasto l'unico distributore di riferimento per il metano?
In questo momento sì. Cosa ne pensa di questa situazione? È un po' critica, nel senso che bisogna fare dei sacrifici, fare chilometri in più per cercare di risparmiare qualcosa, anche se magari il tempo perso per venire a fare 40 chilometri in più si potevano fare altre cose. Comunque si risparmia un euro al litro o un euro al chilo qua, rispetto al distributore che ho più vicino. Ecco, lei ha comprato una macchina a metano. Per risparmiare, ma anche per un fatto di inquinamento, quindi pensavo di aver fatto un affare, in realtà non lo so, adesso non lo so. Qualche anno fa riuscivo a fare un pieno con 10 euro, adesso me ne servono 15 o anche 20. Lei di dov'è? E io sono da Qualagna. Ha visto un'enorme differenza di prezzi? Certamente, trovi tutti i prezzi più alti dalle nostre parti e sei costretto a venire per su, anche se io faccio da sponda per i miei figli, sono in pensione, prendo la macchina e vengo su a fare il rifornimento. Addirittura con la mia Golf, con due pieni fatti, me ne scappa uno gratis, a differenza dei prezzi che ho a Fermignano, o Fossombrune o da tutte le altre parti. Io sono di Piobbico, quindi io o qui o a Riccione, perché sono i due posti che conosco dove effettivamente costa meno, altrimenti carissimo. So che a Fossombrune è addirittura arrivata a 5 euro, prezzi folli. E quindi si fa quel che si può. Del resto io ho fatto la macchina a metano per risparmiare, se questi sono i costi il risparmio va a farsi fottere. Spendevo 25-26 euro col pieno, adesso ne spenderei 60 stando ai prezzi correnti. Qui stiamo ancora in 46-47 euro, quindi siamo al doppio, altrimenti andrei tranquillamente oltre 60 euro, che è folle. Da Pecchio intanto perché io sono di Piobbico, sono vicinissimo, e poi perché è l'unico metano dove si risparmia. Ecco. Che cosa ne pensa di questi rincari? È un disastro, io spero che finisca, perché altrimenti noi italiani andremo sempre peggio, io presumo, ecco. Presumo questo, insomma.